collaborazione con... Appuntamento del 13° anno di Top Volley, grandissimi ospiti questa sera, vado immediatamente a presentarvi l'unica donna presente, grazie a Valentina Vandi della Polisportiva Stella Rossa. Buonasera. Di Rimini, di essere qui con noi, Stella con lei. Rossa. Stella Rossa, oh, dicevo, ho sbagliato, pensavo di aver già sbagliato, già inquadrato il vice direttore di Sky Sport Lorenzo Dallari, ma soprattutto www.dallarivolley.com. Ciao Lorenzo, benvenuto. Buonasera Laura, ben ritrovata, buonasera a tutti. Buona Ci hai tradito pallavolo per tutti. Due venerdì consecutivi al telefono, ti è toccato venire. È vero. Ben ritrovato anche Paolo Penazzi della Zinella Pallavolo Bologna. Ciao Paolo. Ho già organizzato il mio altarino, sì, poi vi racconterò tutto nel dettaglio di cosa si tratta oggi. Tra un po' accende anche l'incenso, hai capito? Sì. Ci stupirà. Con effetti speciali. Ben ritrovato anche Rosario Paladino, presidente della FIPAV a Bologna. Ciao Laura, buonasera. Fuori a tutti. Fuori dalle telecamere c'è Claudio Fantini, che vedremo nella seconda parte della nostra Chi? Trasmissione. Chi? Non lo conosce nessuno nella pallavolo, anche nel beach volley. Ma soprattutto avremo in collegamento Paola Croce, quindi chiedo subito alla regia se riusciamo a collegarla. Abbiamo tutti purtroppo seguito quanto è accaduto a Modena questa settimana, una notizia che purtroppo sapevamo già da settimane, però sono stati questi giorni decisivi, con oltretutto la scoperta che questi contratti ventilati non erano poi così veritieri come forse qualcuno stava cercando di far passare. Lorenzo, intanto sono due le squadre saltate, la notizia di oggi è che il Consiglio federale ha allungato fino al 5 di febbraio il mercato femminile, non potevano probabilmente fare in altra maniera, perché il 28 sennò tutti a casa. Beh, se vanno avanti così devono tenere aperto il mercato sempre, visto quello che sta succedendo purtroppo nella pallavolo femminile. No, speriamo che l'emorragia sia terminata, perché insomma, queste cose devono accadere durante l'estate. Bisogna regolamentare meglio la situazione, perché bisogna evitare di perdere squadre cammin facendo. È già la seconda volta consecutiva, l'anno scorso con Negliano, quest'anno due formazioni purtroppo. Poi per motivazioni differenti, perché questa volta insomma sponsorizzazioni promesse, non mantenute, sponsorizzazioni anche un po' bizzarre, perché insomma conosco abbastanza nel dettaglio quella dell'assicurazione milanese, che fa capo a un noto politico, forse adesso non si può citare nulla perché siamo già in par condicio. Diciamo che le ragazze, poi ne sentiamo una tra poco, sono molto arrabbiate, giustamente. Credo che il Consiglio federale abbia fatto un'opera giusta nel riaprire il mercato, perché queste ragazze quantomeno meriterebbero di trovare un'altra sistemazione, sempre che la trovino, perché facciamo una piccola specificazione: Modena, nel caso di cui parliamo, ha comunicato ufficialmente alle ragazze che non c'erano soldi, perciò non avrebbero percepito più stipendi, il giorno dopo la chiusura delle liste CEV, perciò nessuna di loro può essere utilizzata nelle manifestazioni europee da parte di altri club all'estero, e questa è una bella limitazione, perché insomma le giocatrici sono forti, quelle soprattutto di Modena, ma anche qualcuna di Crema. Infatti la Matuskova si è già accasata nel Beşiktaş. Ricordiamo che poi anche Bologna ha perso una squadra di B1, che era quella che faceva capo alla Volley 2002, che sta disputando invece il campionato di A1 e a questo punto è ufficialmente salva e addirittura giocherà i playoff, ma ne parliamo fra un attimo. Intanto benvenuta Paola Croce, ciao Paola. Grazie, buonasera a tutti. Ci eravamo sentite qualche mese fa, Paolo, con un tutt'altro spirito ovviamente, eri il personaggio della settimana. Quest'oggi sei con noi, intanto lo diciamo, per volere anche delle tue compagne, quindi stai rappresentando tutta la squadra che si è sciolta ieri sera. Sì, c'è stato un po' il scegliete righe ieri sera, perché dopo la partita disputata di Challenge, come tutti sanno, è finita la nostra avventura e quindi c'è stata un po' una diaspora, diciamo così, e quindi sono io qui questa sera rappresentante del gruppo.
delle superstiti. Stiamo vedendo le immagini del vostro saluto domenica al termine del campionato, sì, della partita di campionato che avete stravinto. Sembrava che fosse l'ultima partita, poi avete avuto l'occasione anche ieri di avere vicino a tutta la città, tutto il mondo della pallavolo, ovviamente tranne la società che invece rappresentavate. Sì, ieri sera è stata una partita veramente paradossale. Io non ho mai visto né tantomeno mai giocato una partita di questo genere, dove purtroppo c'era in ballo una qualificazione, invece sapevamo, ahimè, di doverla perdere. E quindi abbiamo deciso, in realtà volevamo vincere 3-0, però le forze erano un po' quelle che erano, e quindi abbiamo vinto comunque 3-1, però abbiamo dovuto disputare il Golden Set, e lì è stata un po' una parodia della pallavolo, un brutto vedere, diciamo, però doveva andare così, era già scritto, e quindi ci teniamo l'amarezza e basta. Paolo, da oggi ufficiale siete tutti svincolati, nonostante sia già iniziato il girone di ritorno, ma soprattutto avrete tempo fino al 5 di febbraio per poter trovare un'altra squadra. Lorenzo stava giustamente dicendo che però non troverete posto in squadra all'estero, impegnate nelle coppe, oppure potrete trovarlo, ma senza poi disputare le coppe europee, quindi una limitazione non piccola. Sì, questa è stato uno dei brutti gesti, chiamiamoli così, che ci ha regalato la nostra società quest'anno, perché, come avete già detto precedentemente voi, ci hanno vietato appunto con il fatto di tesserarsi con l'Università Bolle Modena in Europa di poter svolgere qualsiasi altro torneo europeo, e quindi questa è stata una mazzata, chiamiamola così, grandissima per noi allora e ancora di più adesso con il senno di poi, insomma. Valentina, Paolo, Lorenzo, Rosario, qualche valutazione, qualche commento, qualche idea su come muoversi in queste situazioni? Ma in questa situazione non ci dovrebbe arrivare, chiaramente, perché non... Paola e Paolo Penazzi, il presidente della Zinella. Buonasera, io sento malissimo però. Prova ad alzare il tono, Paola. No, mi chiedevo soltanto se non c'era stata nessuna avvisaglia, cioè se è stato un fulmine a ciel sereno questo problema, perché noi che abbiamo frequentato il presidente per questi mesi che è venuto qui in trasmissione, aveva sempre tante speranze, eccetera. Mi sembra strano che abbia fatto sempre del millantato credito, cioè non si riusciva a percepire prima questa problematica. È impossibile che una cosa così grave scoppi dal momento. Cioè la Sisley stessa, che purtroppo è saltata, aveva dato tanti segnali di scricchioli prima di avere il crack definitivo, e qui una squadra che è terza in classifica, che improvvisamente da una settimana all'altra, mi stupisco ancora di più di come sia stato possibile, proprio non si percepiva niente di così pericoloso che poi è avvenuto. Ma allora, per quanto mi riguarda, sì, mi sentite? Sì, Paola, ti sentiamo. Ok. No, per quanto mi riguarda devo dire che il mio procuratore mi ha sempre messo abbastanza in guardia. Lui è uno che difficilmente insomma si fa fregare, ecco, scusatemi il termine. E quindi diciamo che mi aveva sempre messo in guardia, perché c'erano stati già dei problemi annunciati ad ottobre, come si diceva prima. Però da qui a ipotizzare che non ci fosse realmente, materialmente, nessuno sponsor, questo forse era una cosa che difficilmente si poteva pensare. Che ci potessero essere dei gravi problemi, questo sì, ma che si arrivasse alla menzogna e a quel che sappiamo, purtroppo no, era veramente qualcosa che dalla nostra mente recitavamo. Diciamo che c'erano già state forse la visaglia poco prima di Natale, quando la Camera di Conciliazione aveva dato tempo qualche settimana per poter sistemare i conti, quindi aveva già dilazionato quello che erano le tempistiche dei pagamenti dei mesi arretrati, e quindi già lì forse, però così ovviamente appunto non era prevedibile. Rosario, vuoi aggiungere qualcosa? Ma secondo me c'è poco da aggiungere, quelle riflessioni che faceva Paolo prima e le considerazioni piene di tanta amarezza anche della Paola, insomma, lasciano intendere chiaramente che non è stata una bella vicenda. Speriamo che questa sia da dimenticare presto per l'intero movimento, anche se è un segnale purtroppo che si aggiunge alle negatività che ci sono state fino adesso. Dobbiamo guardare avanti e speriamo di avere
fiducia per il futuro che ci siano situazioni di maggiore chiarezza per tanti versi, soprattutto in campionati di questa qualità e per dare tranquillità anche alle atlete che si impegnano in questo caso, come mi pare in assoluto, anche nelle altre situazioni, Come hanno dimostrato già, oltretutto a cose con la massima annunciate, sono serietà, sempre esatto. scese in campo con il rischio, diciamo, anche di farsi male, cosa che insomma, non è mai da sottovalutare per atleti di questo calibro, onorare gli impegni scendendo in campo, allenandosi, rischiando di proprio. Però Renzo, mi Matti. viene un'altra perplessità, cioè qualche anno fa quando ancora faceva la Serie A, so che per entrare in Serie A la Zinella gli contavano anche le pulci, effettivamente, si facevano proprio i dettagli, con tutti i bilanci depositati, c'erano i revisori di conti, c'era proprio i contratti depositati, la fideiussione depositata, fatto sta che avevamo qualche problema, quindi dovremmo sanare i problemi per poter entrare. Quindi credo che le maglie sono forse più larghe in questo periodo, perché se si può infilare Ma Lorenzo, non è vero, una invece situazione dice il come delle promesse di presidente di sponsorizzazione. Lega, dice che ha stretto molto di più. Ma per essere stretto mi sembra abbastanza largo, perché se pago un mese io soltanto in B2 mi fucilano i miei giocatori, cioè almeno 5-6 sarebbe il caso di arrivarci. Quindi c'è qualcosa che tocca anche nei controllori, se posso dire, di questa situazione, Sì, credo perché che la Lega non può dovrebbe sfuggire dare una più cosa così garanzie alle grossa. atlete. Scusa Paola? La Lega dovrebbe dare più garanzie alle atlete, non so, depositare magari all'inizio dell'anno i contratti di sponsorizzazione, dare una garanzia maggiore che possa essere da tutela per noi atlete, per la società, per tutto il movimento, perché non si può arrivare e cadere dal pero, insomma. Questo mi sembra veramente No, anche perché assurdo. oltretutto qui stiamo ovviamente parlando di giocatrici, di staff tecnico, ma c'è tutto quello che gira attorno a una società, quindi dalla segreteria agli addetti stampa, quindi i miei stessi colleghi, che saluto anche Monica e Andrea che abbiamo avuto poi qui in studio nelle passate settimane, quindi è veramente un mondo che va a chiudersi con problemi Certo. che va insomma, a Hanno incidere lasciato anche sulla piedi qualità delle diverse famiglie e non famiglie. solo delle giocatrici. Esatto. Lorenza, hai qualcosa da aggiungere? Salutiamo Paola. Ciao Paolo, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo. Vorrei vederti fare un bel sorriso, ma spero di vedertelo fare presto quando ci vediamo. Volevo fare due piccole riflessioni e poi farti una domanda. La riflessione, la prima, riguarda le maglie di cui parlava prima, Paolo. Direi che sono quelle da pesca per prendere dei tonni, insomma, queste qui, cioè, si infila dentro un po' È tutto. questo. Ecco, direi che le maglie le hanno un po' allargate, perché i controlli, quelli preventivi, che sono tanto così sbandierati, mi sembra che stiano dando pochi riscontri con i fatti. Io parlo dei fatti e non sono opinioni, questo, Esatto. nelle ultime stagioni. L'altra considerazione è di congratulazioni per come voi avete onorato il vostro impegno. Parlo di te, che conosco bene da tanti anni, e parlo anche delle tue compagne, perché siete state brave fino all'ultima partita. Chi ha giocato un set nella vita sa quanto è difficile giocarne uno sapendo doverlo perdere. Io ti dico, a me non è mai successo, perciò, perché si gioca sempre per vincerlo il set, anche quando giochi a beach volley d'estate. Paolo, che gioca da 87 anni a pallavolo, non ha mai giocato un set per perderlo. Voi siete state molto brave, avete sempre onorato, non dico la maglia perché non è così, ma La maglia larga. avete onorato voi stesse e lo sport che tanto amate e tanto rappresentate, perciò di questo dovete essere soddisfatte, Paolo, sicuramente. Assolutamente. Tu per prima, e la domanda è: dove andate adesso? Ah, sapevo che Bella stavi riuscendo a domanda. parlare lì. Te l'ha fatta il direttore, Paola, io. Era chiaro che te l'avrei fatta, Paola, no? È arrivato un Sono po' arrivato alla largo, eh? lontana, un po' largo. Beh, diciamo così che non posso dare dei gossip, però ci sono dei contatti, diciamo che adesso non vorrei espormi troppo, però non dovrei rimanere a piedi, insomma. Al massimo verrò da voi a fare la giornalista, dai, diciamo così. Paolo, quello Allora, guarda, assolutamente. tu sai che quando riprendo la pallavolo femminile tu vieni a lavorare a Skype, cioè questo qui te l'ho già detto, perché insomma. Oh, questo è il vero gossip della serata. Insomma, Paola, ti do la registrazione, non ti preoccupare, così il contratto è già perché sai, firmato. Paola, faccio come le veline, ci vuole la bionda e la mora, c'ho la cacciatori che è bionda, e vieni tu che sei mora, no?
Esatto. Non vedi, vi mancava... faccio ballare sul tavolo, prometto Paola, non vi faccio ballare. No, ora facciamo onestamente... così, però visto che il 5 di febbraio è molto vicino, se è un bene o un male a questo punto non lo so, ti lasciamo tranquilla venerdì prossimo, però quello dopo festeggiamo insieme a te il nuovo contratto, facciamo così? Va bene, io mi auguro di poter festeggiare insieme a voi. Ma Paola, scusa, sì. Non ho capito, sì. Hai detto che vieni vicino a Milano, cioè hai detto che vieni vicino a Sky a giocare? Non ho detto niente, non ho detto. No, non penso vicino a Milano. Aia! Vieni vicino a Milano, avevo capito male. No, ti sono arrivate le voci sbagliate, Lorenzo. Ha fatto dire che non va vicino a Milano, perciò avevo capito che a Milano Cortese non ci va, insomma. Ha preso la direzione di Milano da Modena, si è avvicinata, sì, però è rimasta a metà strada, vero in questo momento, Paola? Mi dissocio da questo vicino qua di banco. No, queste notizie false e tendenziose vanno in giro da diversi giorni, cioè diverse settimane, devo dire. Però siamo molto lontani perché io possa andare lì. Va bene. Almeno capiscono anche a casa, si parlerebbe forse di Villa Cortese? Ma sì, esatto. Un po' di tempo, no Paolo, si parla di Villa Cortese, da quando purtroppo la Cardullo si è infortunato. Esatto, sì, c'è questa voce, ahimè, dopo che appunto Paola ha deciso di operarsi, però no, non c'è niente di concreto, sinceramente. Allora facciamo così, guardiamo un pochino più là del campionato, c'è poi la nazionale che riparte con il nuovo CT che è Mencarelli, che poi il 10 di febbraio, vero, è a Bologna, possiamo già ufficialmente annunciarlo che Marco sarà qui a Bologna per i suoi giri che fa all'interno di tutte le varie regioni. Quindi Paola, che nazionale ti aspetti quest'anno? Ma sicuramente una nazionale ringiovanita e quindi presumo di non farne parte. A parte questo... Ma se sei ancora una ragazzina, cosa dici? Sì, esternamente, anche mentalmente, però l'anagrafe dice qualcos'altro, insomma. No, a parte questo, no, sicuramente sarà una nazionale in ogni caso competitiva, perché le giovani che ne faranno parte sono comunque delle giovani che hanno già fatto esperienza prolungata in Serie A e anche a livello internazionale, quindi... Sicuramente non ci sarà un grandissimo gap, a mio parere. E poi auguro a Mencarelli veramente un grandissimo in bocca al lupo, perché è una bravissima persona, è un tecnico molto competente. E poi basta, mi auguro di poter andare a vedere qualche partita delle ragazze, tutto qua. Paola, speriamo invece che tu sia in campo per i mondiali del 2014 qua in Italia, guardiamo un pochino più in là, dai. Io? Sì? Ha commentato. Hai commentato. Commentatrice di Sky. Come non detto Paola, facciamo finta di nulla. No, dai, in bocca al lupo. Che rido, guarda, almeno voi mi fate ridere. Ma vedi Paola, stai con noi che sorridi. Dai, Paola, grazie davvero, buona settimana in bocca al lupo. So che sarà una settimana ulteriormente un po' difficile, quindi tieni duro e hai tutto il nostro affetto per quanto possa servire. Grazie, saluto tutti e saluto soprattutto i miei tifosi di Modena. Un bacione. E infatti, grazie. Che ciao, sono Paola. Stati vicini alla squadra. Grazie a Paola. Ciao Lorenzo. Ciao, Paola, ricordati la serata con mio figlio e il tuo fidanzato, ricordati, Assolutamente. Cos'è questo menaggio? No, se ne fa trois, se ta quatre. Cioè, capito. Ecco, dopo dico cos'è, non c'è niente di peccaminoso e di strano, no? Ciao Paola. Intanto la lasciamo alla sua cagnetta. Bacio. Ciao Paola, un abbraccio. Questa era ovviamente Paola Croce, allora Modena arriverà domani, senti, domenica strano, alle finali. Paola, sei tranquilla. Lei, il figlio, la fidanzata sono tre, qual è qua? Io! Il colpevole è meno sospettato. Allora, dicevo che a Modena arriverà alle finali di Coppa Emilia che abbiamo presentato la scorsa settimana per quanto riguarda gli uomini, invece sarà Rimini ad ospitare le Final Four femminile, abbiamo qui proprio una rappresentante della pallavolo, Stella Rossa, che è organizzatrice ma anche finalista. Sì, Valentina. Siamo tra le quattro finaliste, sì. E domani ci saranno le semifinali, noi saremo nel turno delle 20 contro Ferrara, mentre alle 5 giocheranno Reggio contro Lugo. E poi la finalissima, speriamo di essere... Vedremo. Ci presenti un po' la tua squadra, Coppa Emilia, quindi ovviamente parliamo di Serie C. Sì, noi siamo attualmente prime in Serie C, il girone C. E tutto C. Sì. Diciamo che è un girone un po' fatto tutto in provincia, perché tra le squadre ce ne sono 7 della provincia di Rimini, quindi all'interno c'è un mini girone provinciale, diciamo. E attualmente siamo prime, abbiamo fatto anche questa esperienza della Coppa Emilia più che altro per provare la squadra già dall'inizio stagione,
E quindi è il primo anno che partecipate? In Serie C è il secondo. No, come Coppa Emilia? Come Coppa Emilia, no, tutti gli anni, ma al finale è il primo anno, sì. Allora siete quelli che avete la classifica migliore attuale? Sì. E quindi siamo... in teoria toccando ferro dovreste sì, essere... toccando molto ferro. Allora facciamo, più che toccando ferro, diciamo che l'anno scorso Zano, che era primo in classifica, ha stravinto il campionato, aveva stravinto anche la Coppa Emilia. Magari giriamola positivamente. Che squadra gestisce? Tu sei la seconda allenatrice? Io sono il secondo allenatore, sì. Il primo è rimasto a casa ad allenare. Laura, al femminile si declina tutto al maschile, eh? Mi raccomando. Secondo allenatore, sì, chiedo sì, scusa. Palleggiatore, alzatore, tutto. Mi sono chiesto mille volte com'è, ma è così. Cioè, tu non sentirai mai un allenatore della femminile dire palleggiatrice, che invece nell'immagine, come si dice? Palleggiatore. Alzatore, schiacciatore. L'unico è libero. Sì, sì. Che tanto... L'unico è centrale. Centrale anche maschile e femminile. Però è così, cioè... Sì. Barbolini, Mencarelli, tutti, sì. Tutti, infatti lei... Questo, noi siamo molto più... No, ma è così. Livello. Come è andata in campionato contro il PGS? L'avete incontrato nel vostro girone? O non è del nostro girone. Quindi del vostro solo girone noi... siete solo voi? E Lugo. Che è attualmente è terzo nel nostro girone, a 2 punti sotto. E quindi però gioca l'altra semifinale, come dicevamo. Quindi che poi Reggio Emilia praticamente casa di Lorenzo, quindi... Stavo guardando che squadra era di Reggio Emilia. Facciamo vedere anche il volantino che infatti è lì, chiedo a Maglio, sì. In regia, guarda, ce l'hai lì davanti, vediamo se riusciamo ad andare a prendere quello più grande. No, guardavo che è l'Arbor, non sapevo che avesse ancora attività Reggio Emilia, l'Arbor, squadra storica, cioè 78 ha vinto lo scudetto, 1978, non 1878, Burro Giglio vinse lo scudetto, perciò voglio dire... E sono terze in classifica, terze in classifica. E Reggio Emilia sono momenti così, ok, c'è la Crovegli che però non è proprio l'espressione della città, un po' della provincia, la squadra della città preferisco non parlarne. Invece alla maschile c'è Correggio contro Acqua San Martino domani alle 18, alle 20:30. San Martino in Rio, ti prego di ricordare, San Martino in Rio. Specifica, perché dove c'è il Palamarani, te l'ho già detto una volta a telefono, te lo ribadisco adesso qui, San Martino in Rio, anche perché è il mio paese natale, perciò lo conosco, Rio de Janeiro. Però gioca la Modena, ma la Panini, quindi le Final Four saranno finale. Le finali. Sì, no, tutto domani si gioca tutto. Poi sì. Fatemi dare anche l'altra semifinale di domani, che è Faenza contro Casa Modena alle 20:30. Le finali saranno domenica alle 14:30, mentre ricordiamo si gioca alle 17 a Rimini, così anche chi si deve spostare da Modena, tipo il presidente regionale. Posso fare un appunto? Sì. Complimenti, 7 squadre a Rimini, vuol dire che c'è molta attività, cioè non è un aspetto banale, 7 squadre in Serie C significa che femminile, perché ne abbiamo parlato tante volte, cioè ormai c'è una discrepanza pazzesca, penso che anzi il gap si allargherà andando avanti così tra maschile e femminile, però 7 squadre in Serie C confermano che c'è un bel movimento vivo, bello? Sì, bello. Un bel numero, non riusciamo a unirci tra di noi perché come provincia, questo però... chiamasi campanile che in Italia è molto importante, no? Quante squadre sono? Sì. Stasera non li fermo, non c'è verso. Incontenibile. No, anche da noi ci sono dei gironi più modenesi, più bolognesi, è un po' così distribuita la Serie C e D a livello regionale, quindi si cerca di mettere insieme le squadre più vicine per province e mischiarle con qualcun'altra delle province vicine, quindi... un riferimento che vale anche per il modenese, per il bolognese, questo c'è a Reggio, è uguale, insomma sono condizioni che si ripetono con in mezzo anche delle altre società. Il rapporto di cui parlava prima Lorenzo è vero, questo qua, quello del gap che diventa sempre più grande. Noi ieri sera ho avuto un incontro con le società e ribadivo i numeri che si leggono adesso al momento del tesseramento, il rapporto è sempre quello di 1 a 4, per ogni giocatore maschio ci sono 4 ragazze che giocano, quindi un 20%. Da noi sono oltre 5.000 i tesserati, 5.300, i maschi sono 800. Sotto i 25 quanti sono? Perché sotto i 25, sopra i 30 sono 250 i maschi che fanno attività nel bolognese. Sotto i 30, i 30 ci sono gli... Sopra i 60? Mi hanno fatto la domanda, Laura! Brava, brava Laura! È il più vecchio tesserato della provincia di Bologna e forse d'Italia. Ma direi anche il più votato, mi pare di notare. Guarda, giusto, mi sembra di aver capito votato. Che lì davanti ci sia... Non a caso.
ragazzo si è portato. Mi ha fatto vedere, si è evidenziato sono il nome. Sono la bella cuccarina del volley. Lì, lì c'è scritto che è il più votato. Ma adesso ti faccio una domanda. Cioè, no, se, no, niente domanda. No, hai già capito. 68 voti a Penazzi, quanti te ne sei dati tu? 67. No, io sono 657 voti, di cui 656 dati da me, uno da mio figlio. Ah, 650. 650, sì, questa è la classifica. Quante volte si ma può... sono quelli di quest'anno. Scusa, no, no, quante allora, volte si può cliccare? No, perché se no... Bisogna comprare il giornale e mandare il cupone. Ah, non si vota via internet? No, si può. No, si può. Ah, ho capito. Ho capito perché c'è stato so che in copertura avete No, Laura, scusa, ho capito perché del furgoncino che distribuisce i giornali davanti alla farmacia Sacro Cuore che ha scaricato un mucchio di Carlini ultimamente. 50 copie al giorno. Io veramente l'ho portato per far vedere che c'è stato che Pierluigi Ballandi, il nostro centrale, lui si di 17 anni è votato ai massimi a 630 voti. Quindi sarà molto bello, quindi avrà è molto bello, non avevo dei dubbi. È anche molto bravo perché gioca già in B2 in mezzo titolare, che è un ragazzino giovanissimo, gioca in D, eccetera. È un nostro talento e quindi siamo ben contenti che abbia anche questa gratificazione che se la merita assolutamente, quindi vuol dire che tutte le compagne del suo liceo lo votano probabilmente per questo motivo, quindi molto orgoglioso. Valentina, so che ieri avete puntato molto in conferenza stampa a sottolineare il binomio sport e giovani. Sì, in quanto noi siamo una società nata poi a livello parrocchiale, abbiamo soprattutto tesserati sotto i 18 anni, sotto i 20 anni. Non guardare lui. Io ho due figli, uno dei quali sotto i 18 anni tesserato pallavolo. Perciò no, voglio stato dire. Sotto i 18 anni. E quindi noi puntiamo molto anche sul livello educativo, più, cioè lo sport come mezzo educativo. Avere l'esperienza in Serie C, diciamo, è da 3 anni, quindi molto bella come esperienza, finché riusciamo la portiamo avanti. A parte la squadra di Serie C, la vostra società come è composta? Quindi è noi siamo una giovanile? Polisportiva, quindi abbiamo all'interno della struttura anche il calcio e il basket. Però come pallavolo nello come specifico? Come pallavolo siamo su 130 tesserate, tutte donne, perché tutte abbiamo donne. Solo femminile, e dall'under 18 in giù. Mm. Abbiamo una prima divisione che sono invece, diciamo, ragazzotte grandi, diciamo. Più mature, un po' più mature. E poi abbiamo la Serie C. Ma che succede se toccando ferro questo primo posto continua fino anche altri mesi? Vediamo. Ti mandiamo Paolo come presidente, così vi sistema un po' le situazioni. Già, noi abbiamo una bella realtà perché abbiamo una squadra molto forte e non spendiamo un soldo. Ah, quindi già... Cioè? Scusa, questo è un ottimo. Noi non paghiamo nessuno come giocatrici, abbiamo una bella realtà. Lorenzo ha microfoni spenti e mi raccontava che loro vivono molto sull'apporto delle famiglie con i tesserati, appunto bimbe che hanno. Sì, la società. Quindi non hanno tanti sponsor, ma si mantengono. Vince da con sole. Le quote, noi con le quote. No, Lorenzo la guarda stupito, però guarda che è la nuova frontiera, l'azienda sta facendo così effettivamente a livello, diciamo, tra virgolette basso, ma non troppo basso, perché già si parla di B2, eccetera, bisogna tornare a fare quello che ho fatto io da giocatore 40 anni fa, che sono arrivata alla 1 a dire zero effettivamente, esattamente come tu, uguale. Cioè, non è da stupirsi. Non a caso ha detto a lire, zero. Lire, no, ma... I professionisti possono fare razza a parte, poi, perché gli anche stanno saltando le terze in classifica di A1 femminile, eccetera. Ma ormai bisogna che il futuro è quello, veramente, cioè farlo per la passione e poi come secondo lavoro, ahimè, quindi... Meglio dire, se vuoi giochi gratis e ti paghi anche le ginocchiere, piuttosto che promettere 200.000 euro, dare zero. Perciò, almeno anche 200 euro e dare zero. Trattasi di serietà, perché conosco società, che dice, quanto vuoi giocare Paolo? 100.000 euro? 200.000, tanto alla fine ti dà niente. Un milione? Due? Tanto ma le maglie, i contratti firmati, depositati in Lega, coperti da fideiussione, allora qui la Lega non funziona. Valentina, avete altre manifestazioni a collatere di questo evento? Con della piada magari. avresti potuto portarla la piada, devo dire. Ma tu arrivi da Riccione, quante ne avrai mangiata oggi? Zero, purtroppo. Valentina, all'altere di questa manifestazione avete qualcosa? Quindi no, pensate a giocare? Per ora sì, siamo riusciti a organizzarla, è già stato un bel traguardo. Diciamo. Quest'anno non ci sono squadre di Bologna. Presidente, ti tiro le orecchie? Ma quello non volevo mica dire, qualcuno aveva partecipato, a dire il vero, è un'interpretazione diversa che si ha ultimamente della Coppa Emilia-Romagna, che invece secondo me è un momento importante, lei lo diceva prima, all'inizio serve un po' per preparare la squadra per il campionato, aiuta molto. Dopo magari a questi tempi che sono un po' lontani o arrivano a metà del campionato e questo cambia un po' le cose, qualcuno si è già impegnato prima o ha degli altri problemi, non arriva
alla fine con continuità, ma comunque una bella manifestazione. Probabilmente si potrebbe interpretare anche meglio, si potrebbe utilizzare dei tempi diversi, più intenso all'inizio sicuramente, sì, ma come è peraltro, e poi richiamarlo verso... Perché verso si gioca prima a gironi, poi chi passa, sì, a gironi, esatto, inizia, sì, a giocare i vari turni a tabellone, finale Final Four. Che è nella pausa di campionato, quindi. Ricordiamo anche che non è obbligatorio iscriversi, per quello che, no, dicevamo, certo, che non tutti, certo, le interpretano nella stessa maniera, no, perché appunto c'è la libertà di decidere. Valentina, devi tornare a Rimini, quindi intanto grazie, grazie di essere stata qui, in bocca al lupo per questi due giorni di pallavolo intensissima, e complimenti soprattutto per il risultato che avete ottenuto fino adesso. Grazie, grazie. Ovviamente estendilo anche alle tue giocatrici. Sì. O giocatori, come posso dire, giocatrici? Giocatrici va bene, i ruoli, allora, i ruoli sono al maschile. Atlete, atlete. Grazie. Vedo Acli, vedo Acli. È il nostro main sponsor. Ma so anche cosa è, l'emanazione mi pare abbastanza evidente. Vedo Arbor, conosco l'essenza, vengo dal congresso nazionale della Libertas. Ho sentito parlare oggi, ho sentito parlare anche da te poco prima, degli oratori. Ecco, allora andiamoli a riscoprire per piacere, perché sarebbe ora, indipendentemente da come uno la pensa, cioè questa qui non è propaganda politica, però in oratorio quanti giocatori sono nati, esatto, e quanti giocatrici sono nati confrontandosi ore e ore e ore, caldo, freddo, sbucciandosi le ginocchia. Parli di calcio? No, pallavolo, no, parliamo di questo, ma in tutti gli sport, tutti voglio gli dire. Sport. Sì, sì. È un ambiente che si è un po' dimenticato, ed è un ambiente dove invece, insomma, i valori sono sempre stati coltivati, perciò speriamo che lo si vada un po' a riscoprire. Tenazzi dovrebbe ricordare Arbor, più coltivato, che quando lui non era ancora Zinella nasce da un ambiente, esatto, parrocchiale. Vedi? Che è quello della parrocchia, no, ma ce ne di Salad, ma sono tantissime le realtà come punto di aggregazione, come elemento di aggregazione per fare attività. È così. Villa Cortese, sì, esatto, via 1 femminile, viene da un oratorio. Allora, cioè, Valentina, grazie davvero. Grazie. Noi andiamo in pubblicità, facciamo entrare Claudio Fantini, quindi c'è un rapido... No, non lo facciamo entrare. Ma viene dal mare, Valentina, in bocca al lupo alla sportiva Stella Rossa. Ragazzi, oggi siete incontenibili. Grazie ancora, buon rientro a casa. Noi ci fermiamo un qualche attimo, restate con noi. Siamo nuovamente insieme, puntata difficilissima a tenerli buoni, Rosario, ma come? Intanto stiamo microfonando Claudio Fantini, grazie a Lorenzo che ma si sai, è prestato. Ma sai, un po' l'età che ci accomuna, secondo me, quindi un po' di... Esatto, esatto. Mi si dà lo schiappone allora. Siamo già arrivati lì, lato sesto e con la... Claudio, tu non sapevi dove capitavi, vero? Oggi sei anche tu. No, sapevo. Se ne è accorto quando mi ha incrociato qua davanti. Se guardiamo le foto di qualche anno fa, ci siamo tutti. I capelli sono un po' diversi. Laura, ragazzi, ragazzi, l'incontro fuori, Laura. Esatto. Allora, io attenzione, non so chi ha perso il microfono, direi il direttore. Il direttore, allora, descrivo l'incontro fuori. Io ero in mezzo, perché già in mezzo a destra Claudio e a sinistra Rosario. Ciao Rosario, ciao Claudio. Ma poi dico, non vi salutate. Chi? Dove? Come? Chi sei? Aspetta che uno mi non sente. Io non vedevo. No, mi ricordo. Questa è stata la scena del saluto. Io non di vedevo, capito? Poi tanti più che farmacia. Poi a 10 centimetri si sono abbracciati e si sono finalmente riconosciuti. Bene, ci conosciamo tutti da 30 anni? Da 30 anni. Sì, mezzo anch'io. Direi che un passaggio alla farmacia di Paolo è obbligatorio. Portate male, ragazzi. Datemi la morte. Bellissimo. Allora, ovviamente la beach volley nasce in Italia anche grazie a Claudio Fantini, vorrei dire soprattutto, però non so se mi espongo troppo. Diciamolo di sì, dai, no, penso proprio di sì, perché sì, prima dell'84, un po' di anni prima, col 6 contro 6, che credo sì, che lì
Sapete benissimo, devo dire quasi 75-76 cominciano le partite, Bologna, poi c'era Falconara con Tarcisio Pacetti, poi c'era chi c'era? Modena, insomma tutte le squadre più forti d'Italia venivano al Fantini perché si giocava a pallavolo sulla sabbia. Poi in viaggio in California, conosco Angelo Squeo e Che guarda caso ha 1984. giocato a Bologna così per sbaglio, vincendo Esatto, ho qualcosa vinto sotto lo le due torri. scudettino, ma Piccolo per... scudettino 85, piccolo, piccolo. Ma anche la Contro Coppa. un'avversaria facile in quel momento, Ma anche la Coppa, perché Angelo c'era anche l'anno della Coppa. Sì. Era qualche chilo in Era meno meno, pesante, meno pesante. Per chi non lo conosce, Angelo in questo momento è alla Federazione Internazionale, è il presidente da Da 20 anni. sempre, È responsabile esatto. del Zitfolle, pensa, lui ha realizzato un bel Sì, no, ma sogno, eh. infatti mi ricordo che in quegli anni lì lui aveva una carriera da giocatore più politica della mia, io invece sono rimasto nel mio territorio cervese a portare avanti il mio concetto, insomma, del turismo e lo sport, ed eccoci qua, insomma. Però è bello stasera, Perché dal guarda, beach questi volley è passato ricordi. poi a Vi devo organizzare dire, se non Sport Tour. siete mai andati dal Fantini, che ha 14 km di battigia, ecco, perciò Sì, un po' meno. Quanti campi hai in 13 e questo mezzo. momento, Tutti Claudio? come? Quanti campi sono in questo Ma momento? adesso parti i campi, abbiamo creato cioè, il beach volley per me è stata la scintilla che mi ha permesso di capire che cosa, che lo sport è diventato una grande opportunità per il turismo e avendo diversificato un po' Sì, beh, così. appunto, Claudio organizza Sport Tour da tantissimi anni, che quindi è un purpurì, una Sì, diciamo. polisportiva, come dicevamo prima, perché dai spazio a tantissimi sport, dal ciclismo al rugby. Sì, ecco, esatto, insomma, poi voglio dire al foot volley piuttosto che al beach tennis, perciò quello che è stato un po' il sogno di qualche anno, posso dire di averlo realizzato ancora in parte, perché c'è un progetto legato all'alberghiero, che da qualche anno, dietro proprio il Fantini, abbiamo aperto due alberghi, Sport Tour Club Hotel, che su questo c'è un vero sogno, cioè la mia grande idea è quella di poter, attraverso con questo marchio, identificare una struttura alberghiera legata allo sport, così come il Fantini, credo, e qui credo che lo possiamo dire, è diventato un punto di riferimento per lo sport, per la vita sana, il movimento, il mangiare bene. Anche adesso l'aspetto alberghiero, un po' questo mio sogno come Sport Tour Club Hotel, di portare avanti appunto quest'albergo legato allo sport. Poi diciamolo, Laura, se si va lì si parla di pallavolo, non solo si Sì. gioca, ma si perché ci saranno 50 giocatori tutti i giorni, 50 50 sono giocatrici, pochi forse. 50 giocatrici, alcune delle quali veramente molto interessanti da vedere in Qualcuno che ha costume. giocato anche a Modena, a Sassuolo, vero? Sì. Allora andiamo invece proprio, visto che abbiamo Benissimo. parlato di amici, abbiamo parlato di personaggi che comunque tutti noi amiamo e conosciamo, è passato forse un po' in sordina il fatto che Trento è stata eliminata dalla Champions, non difenderà quindi il titolo. Queste situazioni brutte nel mondo della pallavolo femminile hanno forse oscurato questa notizia. In realtà a eliminare Trento è stato un giocatore, Paolo ha portato qui, Un anzi ex adesso di... Esatto, allenatore, però ex giocatore Zinella, anche lui ha fatto qualche anno in maglia giallonera, Yuri eccolo qua, Cerednik. il Allora grande chiedo alla Yuri regia se Zenik. riusciamo a mandare l'intervista a Qui tra Yuri l'altro questa Cerednik. foto si è tagliata sopra Menarini e sotto Cernic, quindi ovviamente una foto che Storica. racchiude già due o tre campioni in assoluto, Allora, quindi però guarda adesso... com'era qui e guarda com'è diventato Yuri. Una grande soddisfazione a Barbatudo Trento in questa maniera. Sì, qui le parole non valgono più niente. Emozioni, quelle che abbiamo adesso, sono enormi, enormi. Battere una squadra come Trentino, cioè, non bastano le dita per contare tutti quei titoli che hanno vinto. Sì, siamo stati bravi, veramente bravi, perché perdendo 3-0 e poi abbastanza, in maniera abbastanza brutta, siamo riusciti a riprendere il gioco, perché ci siamo creduti fino all'ultimo punto e questo era il nostro vantaggio oggi. Ma tu avevi preparato la squadra per il Golden Set, gli avevi detto di stare lì con la testa, vero? Più o meno. Quindi tu a un certo punto è sembrato che da fuori la squadra non mollasse. Fatto bene. E questo insomma, perché allora Trento è stata eliminata alla Golden Set, aveva vinto Mosca 3-2 all'andata, quindi insomma, c'è chi dice hanno lasciato sfogare Trento nei set Non c'è iniziali chi dice, per ha poi. fatto apposta. Yuri è un furbone adesso come un furbone allora quando giocava con me, che mi ricordo faceva delle robe fortissime, è un giocatore di riferimento, ma era anche diabolico. E qua secondo me l'ha vinta assolutamente lui, perché adesso dice,
abbiamo perso 3-7 così che ci hanno rullato, non è assolutamente vero, lui è proprio, è stata una tecnica assolutamente di fare, il Trento ha dovuto sfogarsi e sfiatarsi per vincere bene e lui giustamente ha fatto giocare, ha ruotato i giocatori, ha fatto giocare le seconde linee, poi dopo ha rimesso praticamente ha fatto un riscaldamento, ha fatto 3-7 di riscaldamento e ha giocato quello che contava, quindi veramente chapeau per quello che ha fatto, anche se dispiace perché insomma noi siamo tifosissimi chiaramente le squadre italiane, però in questo caso devo dire che veramente l'allenatore ha fatto la differenza. Macerata e Cuneo ovviamente festeggiano questa cosa perché presumibilmente non troveranno una squadra russa sul loro cammino, visto che tutte e tre adesso sono dalla stessa parte del tabellone. Quindi giocano fra di loro poi. Sì, quindi, appunto, proprio perché come ricordiamo le regole sono che... quindi ottimo, no? Va bene. No, io devo manifestare il mio dissenso sul Golden Set. Cioè, è veramente è l'antipallavolo, soprattutto se una squadra vince 3-2 e l'altra vince 3-0. Mi dispiace, ma qua, visto che si fa andata e ritorno apposta, perciò se si pareggia la situazione dei set, se si pareggiano i punti come si faceva una volta, ci può anche stare, ma in questo caso non sono d'accordo. Anche perché fai queste furbate come ha fatto Cerny. Non sono d'accordo. Cerny, che ha fatto proprio perdi 3-0 certo. Apposta per non spremerti, ti tieni tutto nell'ultimo non set, mi piace, quindi... non mi è mai piaciuto, ma questo qui non solo perché ha colpito una squadra italiana, ma però credo che abbia confermato che è una regola che non va bene, però ovviamente la mia considerazione lascia tempo che trovo, perché tanto alla federazione europea fanno quello che vogliono. Beh, basta dire che Guantanamo ha fatto un solo punto, Kaczynski mi sembra uguale, abbiamo fatto solo un punto il Golden 7, quindi davvero non era Trento. Certo, un'altra squadra sicuramente, ma quello che dice Lorenzo è giusto, in effetti a parità di 7 avrebbe un significato diverso, in questa maniera non sta in piedi anche come modello, insomma come tipologia di risultato non va bene. Anche può essere una giustificazione utilizzato in maniera... Non trovo la giustificazione, esatto. Cioè... Però, voglio dire, l'hanno applicato, perciò la regola vale per tutti. Perciò questa anche perché di solito la pallavolo esporta dei concetti interessanti che gli altri sport si mutuano. Invece in questo caso noi abbiamo preso forse il peggio, perché neanche il calcio fa una roba di questo genere qui. Perché no, il golden goal non è così. Il golden goal l'hanno abolito, è durato un pochettino, poi l'hanno abolito. Poi il fatto delle andate e ritorno fanno veramente i gol, quindi non ha senso. Diciamo che abbiamo parlato di Modena che ha dovuto perdere il golden set ieri sera, abbiamo parlato di Trento che è stata eliminata al golden set, è andata invece bene alla Yamamai Busto Assizio, che invece grazie al Golden 7 prosegue la sua marcia nelle coppe, quindi almeno insomma una nostra squadra. Come la vedete però in questo momento? Allora, il 3 di febbraio si torna a giocare, domenica c'è lo Star Game femminile a Verona, c'è chi dice che probabilmente non era il momento adatto, avrebbero anche voluto sospendere questa cosa perché non è il momento adatto per la femminile di festeggiare un qualcosa che insomma non c'è, visto la crisi del movimento. Comunque si torna a giocare il 3 di febbraio con solo 10 squadre, prosegue invece il campionato maschile, peraltro con un grande derby domenica, perché Modena ospiterà Piacenza. Anche qui un po' di polemiche, perché c'è Cuneo-Trento, giusto come canonica, poi c'è Modena-Piacenza, nessuna di queste è televisiva, o Cuneo-Trento domenica. Sì. Quindi, però nonostante si stia ampliando il ventaglio delle partite trasmesse tra web e canali normali, in realtà poi vengono fatte molto prima le scelte televisive e qui un po' insomma si rischia di lasciare fuori qualche squadra. Sono scelte, vanno nell'ambito della programmazione, questo è vero, probabilmente non si pensava che ci potessero essere queste forze in campo in questo momento. Oggi Modena-Piacenza è una gara di assoluto interesse sia per la classifica ma anche per il gioco che le squadre riescono ad esprimere, quindi vedremo, sarà gustata molto di più dal pubblico che vorrà andare a vedere la partita. Probabilmente. Anche perché credo che Righi deve tenere un concetto di giustizia distributiva, infatti, quindi ovviamente la Serie A deve giocare un numero più o meno pari di partite televisive, certo, se no equilibrio soltanto 30 macerate, quindi... A parte che è un livello talmente buono che sono piacevoli tutte le partite a questo punto di A1, devo dire. Lorenzo, sei convinto da questa... Sta preparando qualcosa. Cioè... No, Vedere, la zinella la puoi già vedere qua. Lorenzo sta guardando, iniziamo a dirlo, il guida al volo, ne abbiamo parlato tanto, è uscita sotto Natale, vi ricordo che tutti i proventi peraltro vanno in beneficenza alla Casa del Sorriso, quindi questa è la guida al volo 2013 alla 22esima edizione. Io le ho tutte. Anch'io. Bravo. Non le ha neanche
anche Lorenzo, credo tutte, perché... Sì, ma lui per forza. Ma no, non le dai. Vabbè, comunque, questa allora, guida al volo... Stiamo completando il percorso salute, perciò poi quando andremo faremo anche delle immagini e le faremo vedere in TV, perché ci sarà... Il percorso salute alla Casa del Sorriso. Alla Casa del Luce Sorriso di Casola di Montefiorino c'è un percorso salute che porterà la firma di tutti gli amici della pallavolo. Perciò, insomma, abbiamo voluto identificare anche un progetto specifico all'interno di un progetto meritorio. Volevo tornare sull'argomento di prima. Sabato la partita trasmessa, teletrasmessa, sarà Ravenna-Vibo. Sì. È un problema che io conosco benissimo, perché ho gestito per una ventina d'anni un po' di campionati italiani, adesso non li stiamo trasmettendo, non solo della pallavolo. No, anche il basket. Un anno avevo 7 campionati e mi sono venuti quasi tutti i capelli bianchi, perché fra anticipi, posticipi, spostamenti del basket, del volley, dell'hockey, del rugby, è molto complicato. Però quello che ha detto Paolo, piccolissima parentesi, è la verità, cioè bisogna pensare non solo a teletrasmettere i big match, ma anche a dare omogeneità di visibilità alle varie squadre, il che è abbastanza penalizzante poi per gli ascolti, anche perché obiettivamente sfido chiunque a dire che è meglio far vedere Ravenna, con tutto il rispetto, per Luca Casadio, che è un amico da tantissimi anni, e i suoi ragazzi, con Vibo. Vibo, dove c'è Pippo Callipo che è straordinario, ma sfido chiunque a dire che è meglio vedere in TV Ravenna Vibo piuttosto che Modena Piacenza. Però posso garantire che albergano altre logiche, e quando hai la facoltà di offrire più partite all'interno dello stesso weekend, devi esercitarlo. Ma ti sta piacendo questa proposta che sta facendo la Lega Maschile di andare sul web, quindi di allargare il ventaglio sfruttando le nuove tecnologie? Sì, perché il mondo va avanti, sì, perché la tecnologia adesso è utilizzata da tutti, cioè non è più come una volta che alcuni strumenti di comunicazione erano accessibili a pochi, adesso sono fruiti e fruibili per tutti, perciò vive i social, viva il web, viva le televisioni pay, soprattutto Sky, viva ogni mezzo di trasmissione, cioè la comunicazione adesso è veramente globale, anzi le nuove TV che fra un po' verranno immesse sul mercato, perché prima bisogna esaurire le scorte esistenti, saranno impressionanti, perché saranno la sommatoria di tutto quello che adesso tutti noi e soprattutto i nostri figli utilizzano guardando la televisione, cioè lo sapete, televisione, iPad, computer, telefono, smartphone, così non facciamo pubblicità a uno nello specifico, sì. Sarà tutto nel video, tutto splittato, perciò tu potrai twittare, postare, andare sul web e nel frattempo guardi anche la televisione, però almeno hai un unico monitor e con una tastierina e riuscirai a fare tutto quanto. Non so come faremo a spiegarla a Penazzi, questa sarà la più grande problema. Laura, il mondo va in questa direzione. Presidente, ti tocca. Allora, però il banco... adesso una partita sola, così davanti con la poltrona, c'era la televisione, senza tanti web contro web, sbragato. No, poi dopo la vecchia partita, lì con birra, e come diceva Fantozzi, anche quello con il tutto libero. Vabbè, mi ha detto... Però visto che il futuro è anche dei nostri giovani, da lunedì partirà una bellissima idea di Andrea Lucchetta su Rai Sport, ovvero un reality dedicato alle nazionali juniores femminili. Scorsa settimana abbiamo visto il balletto che hanno inventato queste azzurrine, avremo modo quindi da lunedì di seguirla insieme. Peraltro, da quanto ne so, doveva essere Bologna la squadra candidata a far parte di questo reality, poi non sono andate evidentemente Bologna, bene Forlì, che sì, quella che gioca a Bologna, quella che gioca a Bologna. Quindi andiamo a sentire da Andrea Lucchetta la presentazione di questo progetto. Andrea Lucchetta, sta per iniziare una nuova avventura televisiva che riguarda la pallavolo, spiegaci che cos'è. Fondamentalmente rappresenta il sogno di una ragazza che diventa il sogno comunque di tante ragazzine che poi possono arrivare a schiacciare in funzione di quello che potrebbe essere l'aspetto aspirazionale per un domani rivestire forse quello che sarà ovviamente la maglia di una nazionale, passando attraverso quell'esperienza delle ragazze del Club Italia che ovviamente si allenano giorno dopo giorno per coronare i loro sogni e riuscire ad arrivare ad essere delle schiacciatrici.
La schiacciata comunque fa parte comunque di un movimento, di un meccanismo dove ovviamente la squadra viene finalizzata a seconda di quelle che sono le attività che lo schiacciatore può fare, senza ovviamente nulla togliere, ma soprattutto nella parte più importante, il coinvolgimento comunque di chi riceve, di chi palleggia e di chi poi in copertura darà la possibilità alla schiacciatrice di essere tranquilla e serena, che dietro il lavoro svolto durante l'allenamento e soprattutto la voglia e la tenacia della squadra per cercare di coprirla e essere pronta poi dopo eventualmente a rientrare in campo o se per caso la squadra avversaria dovesse poi ricevere e contrattaccare. Questo meccanismo di evoluzione attraverso comunque il Club Italia del Centro Federale Pavesi smetterà fondamentalmente in grado tutti quanti i ragazzi da casa e le ragazzine da casa di poter capire e comprendere come nella crescita dell'individuo, dell'atleta, alla fin fine si possono creare quei meccanismi di squadra attraverso il campionato di V1 per elevare alla massima potenza quello che fondamentalmente è un lavoro svolto sul territorio dalla Federazione Italiana Pallavolo attraverso i Regional Day, che le ha guardate, le ha selezionate e non ha preso le migliori, ha preso quelle ragazze futuribili che insieme al lavoro dei tecnici, insieme alla passione che ci metteranno dentro, insieme alle rinunce che sapranno fare giorno dopo giorno, metteranno qualcosa in più per poter sognare ad essere poi un domani una schiacciatrice che vestirà la maglia della nazionale italiana in futuro. E per arrivare a vestire la maglia della Piccinini, il sogno allora inizia lunedì, ci sarà una striscia quotidiana e poi invece uno spazio un pochino più allargato, ma andiamo proprio a vedere chi saranno queste protagoniste in compagnia proprio della Picci. Questa è la storia di una dura salita, di un lungo percorso da fare tutte insieme. Nel Club Italia di volley. Molto più di un official. Molto più di un reality. Questa è una storia vera. Tu mi vuoi dire che meglio di così non si può fare? Eh? E allora cosa aspetti? Questa è Schiacciatrici, Spy Girls. La storia di 16 ragazze che vivono assieme e condividono una grande passione. Con fatica, impegno, sacrificio, determinazione. Ok. Dipende solo da voi. Vogliono crescere e diventare una vera squadra. Le vedremo rincorrere un sogno, entrare in nazionale. Questa è la maglia della nazionale. Dipende solo da voi. Giocare un vero campionato. Ho deciso insieme a Marco che tu sarai titolare nel gruppo che partecipa al campionato di B1. Verso traguardi sempre più importanti. A gennaio abbiamo le qualificazioni al campionato europeo e ad aprile l'eventuale campionato europeo. Il casino vanno Faia Bossetti, ahí está la brasileña peleando. Punto! Per tornare a rivivere le emozioni sul tetto del mondo. Tutto questo è Spy Girls, Schiacciatrici, un'avventura reale. Come on, say you give it a try. Yeah.
Grazie a Ivolle che ci ha permesso di mandare in onda questo servizio che è stato realizzato all'interno di Mattina Sport della Rai. Allora Rai 1, Rai Sport 1 da lunedì alle 15.20 è cambiato l'orario di messa in onda, 15 minuti al giorno, poi alle 22 del mercoledì doppio appuntamento perché ci saranno anche le partite della Club Italia. Modo giusto per parlare di pallavolo, parliamone però anche per qualcuno che forse lascia l'Italia, ovvero Mastrangelo, andrà in Russia. Chi può dirlo? Dopo ci sentiamo di più. Lorenzo forse sa qualcosa di più, chissà. Che ma ufficialmente di Mastrangelo non si sa neanche perché è fuori per squadra. Per quale motivo è fuori squadra? Ma sa, è fuori squadra a questo al punto? Momento non... è fuori squadra, lei non è neanche non convocato. Non gioca. Allora, si allena già da però. Qualche settimana. Si allena. Peccato insomma che... Un peccato perdere atleti che hanno queste qualità e che sono state simbolo anche della squadra nazionale, che lo sono per caratteristiche tecniche, per qualità, per carattere, perché sono trascinatori anche dentro il campo. Però, sai, le motivazioni oggi sono tantissime, probabilmente contribuiscono a far fare delle scelte diverse o ci sono situazioni che noi non conosciamo e valutare dall'esterno è difficile sicuramente, quindi non saprei che definizione dare della situazione se non conoscendola a fondo e presentando soltanto il dispiacere se dovesse allontanarsi dall'Italia. Ma sembra invece che appunto non debba andare in Russia al Belgorod, invece dovrebbe restare a Cuneo e terminare così la stagione da separato in casa praticamente. Invece Toffoli dovrebbe andare alla nazionale femminile insieme a Mencarelli, così come Cormio dovrebbe lasciare il Siena Calcio dove sta lavorando per mezza Roma per andare invece a Ravenna. Quindi uno scacchiere in fermento pazzesco. Ma c'è ancora un campionato da giocare, intanto diciamo che i campionati nazionali sono fermi sì, questo sabato e domenica, settimana. Quindi non stiamo parlando della Serie B, Paolo non ha apparecchiato la solita presentazione perché non si gioca, esatto. Sì, esatto. Però stai facendo benissimo con le giovanili, doppia vittoria anche ieri con l'Under 19. Anche con la B2, l'ultima partita abbiamo perso 3-1, ma sono stati in campo due ore con una squadra attrezzatissima che era proprio... una di quelle che punta alla B1 con tanto di Aurelio Inser, il nostro ex di A2 come titolare, quindi assolutamente i ragazzi hanno dato un buon segno di vita e poi stiamo invecchiando la squadra perché oltre a Buccio, l'Emiliani abbiamo recuperato anche Cordano, quindi il nostro progetto di avere 12 under 19-12 e sta a squicchiare un po', siamo resi conto che un giocatore di esperienza ci vuole per forza e quindi cerchiamo di recuperare, di chiudere la stalla sperando che ci sia ancora qualche bue dentro e salvare la categoria. Adesso non è ancora così sicuro, però insomma siamo comunque sereni perché, come abbiamo detto altre volte, tutte le altre under, 19, 17, 16, 15, sono tutte imbattute. L'under 60, che è la mia, invece ha perso 3-2 domenica. Ma che poi è la terza divisione. Questo ci può stare, effettivamente. L'importante sono quelle che contano veramente. Per cui credo che Rosario ci abbiamo premiato anche ieri. Penso che come sì, società esatto. la Zinella sia Zinella Gran Volley, che ho messo la tuta del Gran Volley oggi per onore, anche se un po' bianconera, non bisogna avere pazienza. Io sono abituato al giallo-nero, diciamo. E comunque insomma è una società che comunque lavora egregiamente nel maschile e con questo problema del maschile, perché in effetti questo Spike Team è bellissimo, sono entusiasta di questo che sarà, però è sempre questa parola femminile che già è forte, viene esaltata, mi piacerebbe vedere l'uguale anche per la parola maschile. Per il Club Italia maschile. Assolutamente sì, perché se no il divario che diceva Lorenzo prima continua sempre, abbiamo un mimì della pallavolo esplosiva, perché proprio come è successo col cartone animato, che qui succederà anche con questo. Panoramica quindi sulle nostre squadre B? Le nostre squadre B adesso direi che quella che si distingue per in questo primo periodo dell'anno è la squadra di San Lazzaro Coveme, perché affrontando il campionato di B1 è capace di stare nelle parti alte della classifica pur essendo neopromossa e soprattutto il risultato dell'ultimo incontro ha gratificato molto il lavoro della società, della squadra e del tecnico, che ritengo uno, lo torno a ripetere, dei più preparati che abbiamo. Parliamo di Claudio Casadio. Claudio Casadio ha giocato contro la squadra che è due punti in classifica sopra i loro e ha fatto risultato pieno senza eccezione, non avendo tutta la squadra titolare a disposizione, quindi questo delinea un po' qual è il carattere di questa società, che ha saputo bene fare i conti con le giocatrici di cui disponeva e le ha sapute mettere bene in campo e dargli una dignitosa presenza nel campionato di B1, e non aggiungiamo altro perché potrebbe
essere scaramanticamente non... Troppo presto. Le altre si comportano bene nei campionati nel campionato di B2, sono un po' riprese da qualche scivolone. Qualche difficoltà in più c'è per chi non ha la squadra titolare a disposizione, pensa a Ozzano, che in questo momento deve fare fronte alla mancanza di un attaccante, insomma, capace. Infortunio al ginocchio. Esatto, infortunio al ginocchio della Galletti. Per il resto la B dei maschi, l'ha raccontato Paolo, in più c'è Crevalcore che alterna questi risultati positivi e negativi, ma che si ripropone come squadra di mezza classifica senza... tante promosse oltretutto come neopromosse. Quindi direi che è un quadro tutto sommato favorevole. Siamo ormai in conclusione. Che estate sarà la Fantini? Iniziamo a guardare al caldo alla prossima estate. Ma che estate sarà? Noi, come sempre, ormai da un po' di anni apriamo verso 20-23 di marzo, perciò insomma siamo già pronti. Ma l'estate, diciamo, negli ultimi anni è un po' cambiata, appunto, aprendo presto, rimanendo aperto 6 mesi, abbiamo un periodo di apertura che abbiamo trasformato con degli eventi legati al triathlon, legati al ciclismo, legati anche ad altre manifestazioni, al nuoto, eccetera. E poi d'estate speriamo di riuscire a portare, mi piacerebbe riproporre uno di quegli eventi, come dicevamo prima, di 6 contro 6, nostalgici. Esatto, insomma, poi anche secondo me anche i ragazzini si divertono. Ma diventa vintage. 6 contro 6, io tutto lo gioco al mare. Sì, diciamo che, voglio dire, il 2x2 ormai è diventato olimpico, sicuramente è un bellissimo sport, però vedo che d'estate anche il 6 contro 6, perciò insomma vi aspetto e casomai se ha voglia con Bologna vediamo di organizzare un evento legato al 6 contro 6. Allora, invece per quanto riguarda Sky e dallarivole.com, altre novità in arrivo? Faremo le dirette del partito del Fantini, dove giocheremo noi, io mi limiterò a commentare. Cioè, questa sarà in esclusiva, perché Paolo a questo punto bisogna che andiamo a giocare. Andiamo, ancora. Sono lo zinello, tutti i miei. Devo dirti una cosa, prima ho sentito parlare di Tarcisio Pacetti. Sono andato il 6 di gennaio perché c'è stata una manifestazione a Falconara, molto bella, per ricordare Gianfranco Badiali. Era il 25esimo della scomparsa di Gianfranco. E come ho detto lì, insomma, nell'epoca della comunicazione che dura lo spazio di un tweet, 140 caratteri, cioè un nanosecondo, ricordare un amico scomparso 25 anni dopo. Con tanti atleti venuti anche da fuori Italia, pur di esserci... Sono arrivati in tantissimi da tutto il mondo, a Mauri Ribeiro dal Brasile addirittura. Devo dire che è stato tutto meraviglioso, coinvolgente, simpatico, da lacrime. Hanno ad un certo punto fatto vedere la gigantografia all'interno del Pala Badiali, così. Poi si è iniziato a giocare. Aia. E lì il dramma totale, perché cioè, io che mi ricordavo tutti questi ragazzi, allora Nilsson, che era Marco Antonio, cappello lungo, biondo, non l'ho neanche riconosciuto. Giuro che non l'ho riconosciuto. Ho detto, ma questo qui cosa è venuto a fare? E il problema è stato che quando hanno giocato anche i nostri, perché era contro la nazionale over 50, tu faresti un figurone. Perché c'è Babini ancora ve l'ho tirato. Ma io facevo l'allenatore, io ho suggerito loro, ma non scherzavo, di abbassare un po' la rete, tanto ho detto, se la mettete 2,35, non si accorge nessuno, perché sennò le prime quattro palle sono andate tutte, hanno sfilonato, cioè non sono neanche andate molto là. Sfilonato. Poi è successo che, classico, voi dovete sapere che ogni partita dell'Under 50 qualcuno si fa male, ma gli infortuni sono stati nell'ordine A, possiamo dire anche i nomi, no? Ce l'avete sulla privacy in teoria, Massimo, direttore. Massimo Dal Fovo, Bagger, Tum, Costo La Rotta. Così, Giovanni e Richello, vengo anch'io a fare la foto, tac, passo sotto la rete, menisco. Cioè, queste sono cose veramente meravigliose. C'è bisogno della farmacia. Come l'altro giorno, schiacciata, vi assicuro, tutt'altro che preoccupante, Laurent Tilly, giunto dalla Francia, neo allenatore della nazionale francese, frattura scomposta ed esposta del mignolo destro. Perciò ogni partita è garanzia di un infortunio. Andiamo al Fantini grave, che almeno c'è dello spettacolo. Però è stato bellissimo ritrovarci. Al Fantini però, Claudio, mi raccomando, a porta defibrillatore, un medico per ogni uno che gioca e soprattutto bisogna che dopo brindiamo. Pensavo dicessi le infermiere, ti sei... Ma il farmacista lo porta. No, bastano le giocatrici chiusura. Che ci sono lì, Laura. Siamo già con noi, in comunque. Chiusura. Quindi grazie a Claudio Fantini di averci raggiunto quest'oggi. Grazie.
grazie soprattutto al nostro editorialista Lorenzo Dallari, dallarivolley.com, tutti i giorni aggiornatissimo con le news non solo di mercato, anche per quanto riguarda gossip e non solo. Grazie Lorenzo, grazie, come Laura, sempre. Un piacere. Grazie a Paolo Penazzi, vi ricordo allora la guida alla volley con tutte le notizie, le statistiche e tutto quello che volete sapere sul mondo della pallavolo, va anche in beneficenza, quindi è ottimo appropriarsi di questa copia. Vi ricordo anche che Lorenzo gentilmente ci ha regalato una pagina quest'anno come partnership. Questa è dalla Rivolley con Topo Volley. Grazie alla presidente della FIFA Bologna, Rosario. Noi ci troviamo venerdì prossimo riprendere a parlare di pallavolo. Santini era l'avanguardia quando è nato, l'avanguardia, è sempre stato così. Il primo, quindi di le foto, le immagini di allora andrebbero bene ancora adesso, sono convinto di questo. Non solo perché c'è la sabbia sotto, ma per quello che era capace di mettere intorno e per le persone che chiamava con saggezza, con capacità, Claudio, e soprattutto per l'ospitalità. Adesso che paghi il caffè a tutti. No, no, è vero. Guarda, questo è sentito. Laura, devo chiudere con questo, scusa, 5 secondi. Ora, questo soggetto, perché non posso definirlo in nessun altro modo, soggetto... Primo torneo che noi abbiamo trasmesso, allora c'era Telecapodista, andiamo indietro, te giurassica della televisione, torneo organizzato da lui al Fantini, e mi ha fatto fare la telecronaca con la postazione sopra una cabina, con un terrore. Cabina da bagno, della spiaggia. Cioè io ho detto, ma dove lì sopra? Cioè, storia. Vero, storia. Cioè io avevo paura a salire, starci e scendere. Ebbene, però, allora, però Claudio, ti invito a pensare di fare il block volley, che è quello che fa Paolo Penazzi a Riccione da tanti anni, lo spostiamo alla Fantini così. Tempi meravigliosi. Grazie davvero, grazie anche a Mario in regia, l'appuntamento con Topo Volley ovviamente per venerdì prossimo. Vi ricordo però che potete vedere tutte le nostre puntate su www.topovolley.it, il canale di YouTube nostro. Grazie a tutti voi, buona settimana. Questa è una puntata che mi In collaborazione con